Buongiorno ragazzi, terzo giorno e nuovo video qui da Malta. Oggi l'intenzione, il programma è quello di farvi vedere un attimino San Julian, che è attaccato a Sliema, dove ho l'ostello, e poi prendere il bus e spostarmi un pochino nell'entroterra e farvi vedere Medina, che è l'antica capitale, e anche Rabat, che è lì attaccata, diciamo una sorta di continuazione di Medina. La giornata è perfetta, niente nuvole, per la prima volta il vento sembra essersi un pochino calmato rispetto a ieri e l'altro ieri, quindi andiamo. Thank you.
quarto e ultimo giorno qui a Malta. In realtà è tutt'uno con il terzo giorno, visto che sto andando a prendere il bus che mi porterà in aeroporto, e ci vediamo alla fine del video per appunto le considerazioni finali e anche per il bilancio economico, diciamo così, di questo viaggio. Bene ragazzi, io sono tornata e sono nel mio solito ambiente e sono qui appunto per farvi un pochino il bilancio degli ultimi due giorni che avete appena visto e anche appunto il bilancio economico finale della mia avventura a Malta. Per quanto riguarda il terzo giorno, le spese non sono state tantissime. La prima cosa che ho pagato è stato l'autobus, andata e ritorno 3 euro, la visita alla cattedrale più il museo appunto della cattedrale 5 euro, assolutamente consigliatissimo perché appunto vedete cose un po' particolari e costa veramente pochissimo. Il pranzo ho fatto sempre tipo street food, avevo preso dei pastizzi e altri snack simili, 4,50 euro. A Rabat, con un unico biglietto da 5 euro avete la possibilità di visitare la chiesa di San Paul più la grotta, quella di San Paolo, le catacombe e il museo, quindi assolutamente conveniente. E per finire, la cena fatta un pochino alla buona mangiandomi una pizza, 12,50 euro, quindi una spesona rispetto al mio solito, per un totale nel terzo giorno di 30 euro, quindi veramente pochissimo. L'ultimo giorno invece il bus che mi ha portato fino in aeroporto dall'ostello 1,50 euro, ho pranzato alla buona, diciamo così, in aeroporto per 6,80 euro, e poi ho dovuto pagare 3,5 giorni di parcheggio in aeroporto a Treviso, dove appunto ho lasciato la macchina. Non era una cosa prevista, nel senso che avrebbero dovuto accompagnarmi, poi sono successi un po' di casini, ho dovuto prendere la macchina e lasciarla in aeroporto per la modica cifra di 56 euro, per un totale giornaliero di 64,30 euro. Quest'ultima spesa qui è quella che fa lievitare parecchio anche il conto delle spese totali, che per appunto i 4 giorni, compresi appunto di volo, ostello, eccetera, ammontano a 229 euro e ben 4 centesimi, e appunto la media per questi 4 giorni sono 57,26 euro, per se proprio volete appunto avere anche la media. Una volta che avete preso il volo e l'ostello, o appunto il posto in cui andrete a dormire, calcolate una quarantina di euro al giorno. Detto questo, io spero di esservi stata utile con questo video. Se avete qualche curiosità, volete farmi qualche domanda relativa a Malta, lasciate un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e condividetelo in modo tale da aiutarmi un pochino a crescere in questo canale. In descrizione trovate link a tutti i miei social, su cui potete seguirmi anche al di fuori dei video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life.